al convegno oggi qui all'università, lei ha ricordato che Genova è una città di città e la Valpolcevera è un esempio di questo. Esattamente, a mio giudizio deve ritrovare una sua, non dico autonomia in senso di una distanza da Palazzo Tursi, ma avere una sua dignità e trovare attraverso il municipio una capacità di esprimere le proprie esigenze e cercare di proporre dei sistemi di soluzione dei suoi problemi. È la zona che penso abbia sofferto più di tutti, perché in quella zona, non dimentichiamolo, era presente addirittura una raffineria operativa. Queste attività industriali fortemente inquinanti se ne sono andate, ma si è anche inciso negativamente il tessuto sociale. La sostituzione non è avvenuta attraverso nuove attività produttive creative di ricchezza, ma sostanzialmente attraverso, direi, attività di grande distribuzione e quindi dedicate al consumo e non invece, come noi speravamo un tempo, che fosse invece l'industria. Per prendere delle decisioni, non solo in Valpolcevera ma in tutta la città, ci vogliono dei dati, ma lei ha ricordato quanto è difficile gestire questi dati, averli. Dati ne abbiamo tantissimi, in realtà non c'è un'entità che ragioni su questi dati e soprattutto apra delle discussioni, dei confronti su questi dati. Ho ricordato che negli anni passati c'era l'Istituto Ligure di Ricerche Economiche e Sociali, c'è un'entità Ligure Ricerche che forse potrebbe svolgere questo ruolo, ma non credo che sia stata, diciamo, deputata a questo scopo. Io penso che la città avrebbe bisogno di un centro studi permanente sulla città stessa in modo tale da avvertire, direi in modo sufficientemente pronto, il sorgere di diverse problematiche e cercare di individuare le soluzioni.